Dunque, contorno Salvatore. Sì. Lei ha reso varie dichiarazioni. Sì. In data 1 ottobre 1984 ha reso un interrogatorio nel quale si è dichiarato disposto a collaborare con la giustizia. Sì. E ha spiegato i motivi. Sì. Per i quali ha preso questa deliberazione. Sì. Sì. Ce le vuole illustrare alla Corte? Signor Presidente, di quando sono entrato a far parte della mafia, io non c'erano queste leggi che usano queste chiamate mafiose, perché non sono più mafioso. Chiamate mafiose. Prima si ammazzava una donna, poi un piccirito. Tutto il comportamento che hanno avuto sono stato costretto, con le forze o con le buone, a poter diventare infame come loro chiedono, ma infami sono loro. Non sono io infame. Silenzio! Silenzio! Mi costringete! Volete proprio che l'udienza avvenga senza la presenza degli imputati? C'è la 21 in fondo, chi è lei? Come vedi? Ma zitto, zitto, zitto. Come si chiama quell'imputato con le scritte bianche? Sentite, se fate in questa maniera l'udienza non si potrà svolgere con la vostra presenza. Io sarò costretto a fare uscire tutti quelli che fanno questo... Silenzio! Silenzio! Avvocato Fileccia, le do la parola, sì. Che numero ha, avvocato Fileccia? 19, Presidente. 19? Sì. Fate parlare l'avvocato Fileccia. Signor Presidente, noi ancora una volta vogliamo dare testimonianza a questa Corte dell'interesse che noi abbiamo a che questo processo si svolga nella più assoluta serenità, presupposto indispensabile per una giusta affermazione di giustizia. Noi vi preghiamo, Presidente Eccellentissimo, perché lei, onde evitare quello che succede, che secondo me legittimamente, inviti l'imputato contorno a non offendere nessuno, ivi compresi gli imputati. Va bene, va bene. Dunque, ha parlato comunque in generale dicendo che l'associazione che io abbia sentito non risponde più ai principi per i quali lei era entrato. Sì. Va bene. Comunque io avverto gli imputati, se proprio mi mettete nelle condizioni di prendere un provvedimento, sarà preso un provvedimento. No, no, siete voi. E voi dovete stare zitti, perché la legge e la democrazia coincidono su questo, che è consentito che si dica la propria verità e la propria parola. Va bene? Altrimenti sarete così. Se volete assistere, quindi no, io non faccio delle polemiche con voi. Dunque, allora, contorno, lei ha fatto queste dichiarazioni e ha dichiarato che aveva cambiato opinione. Sì. Lei come era entrata in questa associazione? Come è fatta questa associazione? Quali sono le regole di questa associazione? Se è stato iniziato? Io sono entrato a far parte di questa associazione, avevo 1975. Avevo un'attività commerciale nel bestiame, essendo già precedentemente amico di tante di queste persone, care alle mie, eravamo amici. Cerca di evitare comunque riferimenti al... Io sto dicendo tutte queste persone dietro a me. Sì. E allora nella conoscenza c'era un contrabbando di sigarette, e ne ho conosciuto tante di queste persone. Dopo finito le sigarette e cominciò la gioca. Al 75 io entravo a far parte di essere chiamato uomo d'onore, in quei periodi quando trasevo io. Oggi non c'è più questo uomo d'onore, non esiste. È la finta di cosa nostra, ma finisce a cosa.
1975 lei poi è andato al soggiorno obbligato? Sì, sono andato tra il 75 e il 76, mi andavo al soggiorno obbligato. Prima di partire diventavo uomo d'onore chiamato. Però come ci è diventato uomo d'onore? Che cosa ha fatto? Quando si diventa uomo d'onore si fa un giuramento. Io, conoscendo la buonanima di Mimmo Teresa, eravamo da tanta vecchia data amici. Un giorno mi venne a pigliare il frigorifero, che aveva un frigorifero in Corso dei Mille, all'ingrosso, i cani. E mi ha portato dalla buonanima di Stefano Bontà. Là ho trovato tanti altri personaggi, chiamati Omero Onore. E così è nato un giuramento. Un giuramento sarebbe, un tipo dice comandamenti, non guardare le donne degli altri, dire sempre la verità. E chi tradisce questa cosa nostra sarà bruciata come un'immagine che mi hanno dato in mano a me e puntano un dito per diventare appartenente a Cosa Nostra. E così mi hanno fatto anche a me, chiamato Moro Nostro. E chi era presente quando lei... Alla Bonanima di Stefano Bontà, Mimmo Terese, i fratelli Pullarà, i fratelli Federico, Pietrino Lo Iacono, che questi mi sono dimenticati al verbale da dichiarare, ricordando meglio, e tanti altri. Pietrino... Terese, Pietro Terese, Giovanni Terese, non Pietro Terese. E per entrare in questa associazione e fare questo giuramento di cui lei ha parlato, è necessario essere presentati? È necessario? Essere presentati, cioè deve esserci una persona che accompagna. Quando combinano, si dice in dialetto, danno la nostra vocabolario, quando si combina una persona ci sono tante persone davanti, nell'attimo che diventa, fa parte di Cosa Nostra. Dico, ma c'è una persona che conduce, che presenta nel senso di presentazione. Sì, tutte queste persone erano presenti, sì. No, dico, c'è una persona che conduce con sé il personaggio e gli dice agli altri, questo è degno di entrare in questa associazione. Sì, ma questo non è che avviene il giorno che uno poi per farlo combinare. Avviene prima che lo frequento, per vedere che tipo è, se è carabiniero, se non è carabiniero nel dialetto nostro. Se vedono che un ragazzo che è valido, se lo mettono a avvicinare. Dopo tanta conoscenza aspettano a diventare uomo d'onore. Non è che una conoscenza che oggi mi vede e domani mi ci porta a diventare uomo d'onore. Provano per vedere se famiglie ci hanno corna, se sono gente buona, guardano tutto. Non è che incontrano uno e ci diciamo che ti faccio uomo d'onore. Questa è la regola di Cosa Nostra. Sì. E questa associazione Cosa Nostra come è ordinata? Cioè come si... Com'è organizzata? Com'è organizzata? C'è un capo, un sottocapo e dei capi di Cina e più tutti i soldati. Questo come se nella cosiddetta... Questa è una famiglia. È una famiglia. Una famiglia. E quindi questa famiglia è organizzata in questa maniera che c'è un capo. Un capo, un sottocapo, più i capi di Cina, i consiglieri. Questo capo come viene nominato? Con l'elezione, si fa un'elezione, tutte quelle persone che siamo. Giudichiamo la migliore persona che può essere più intelligente e più preparata per fare un capo. Ma questa elezione come avviene? Vengono come in votazione quando si vanno un partito politico. Si fanno in votazione, dice, io dico Tizio, io dico Caio, e si mettono da parte. Dopo li aprono, con una vecchiossa diventa capo. Cioè dei foglietti di carta? Dei foglietti di carta, io ci metto il nome Tizio e il nome Caio. Con una vecchiossa diventa capo. Ogni quanto... E avviene questo? Cioè... Questo normalmente avviene ogni 5 anni, ma quando lo vogliono possono fare pure prima di 5 anni. Ah, c'è un periodo, perché lei questo non l'ha detto nell'intervento. Sì, ma io non ho detto tante di quelle cose in merito in dichiarazione fatta a giudice e istruttore, perché le mie condizioni, come mi trovavo, io se mi trovo qua, mi trovo per salvarmi la vita, ma non ho paura che muoia, che non ho più niente da perdere, perché non temo niente, la mia famiglia ce l'ho sistemata. Se muoio non ha importanza, però voglio dire tutti i fatti che so. Va bene, contorno. Allora, dicevamo che questa elezione si fa ogni 5 anni, però può essere... Quando regolamento ogni 5 anni, però capita pure prima, può capitare anche prima. Sì. E si fa soltanto per il capo della famiglia. Il capo, il sottocapo. E invece gli altri, i capi di Cina, da chi sono scelti? I capi di Cina sono decisi dal capo. Ecco, una volta anche con le votazioni si decide chi pigliare meglio le persone in numero. Ora, lei ha detto di essere una persona particolarmente vicina a Stefano Bontà. Sì, sì. Ci vuole raccontare come cominciò, come è nata questa... Lei è entrata nella... Prima di,
Sì. Prima di diventare Cosa Nostra o prima d'amicizia normale? Quando è sorta questa amicizia? Ma l'amicizia è nata che io ero un appassionato di caccia. Il Bontà era un matto per la caccia, la sua passione preferita. Io ero pure appassionato e così andavamo al tiro alla Daura o al tiro in campagna o da Fondo Favarella a tante altre parti e così è nata l'amicizia andarci dietro. Prima di entrare nell'associazione? Prima di entrare nell'associazione, io sto parlando d'amico, non di Cosa Nostra. Sì, e quindi, ma lei sapeva che il Bontate aveva queste cariche insieme all'associazione? Essendo una persona fuori di Cosa Nostra non lo può sapere, vedo una persona rispettata, una persona che conta, ma i segreti di Cosa Nostra uno di fuori non li può sapere. Se piglia lei un ladro non può sapere che è Cosa Nostra. Vedi che è una persona che comanda, dà ordine, ma non può capire l'importanza se non entra a far parte. Ma lei è stato presentato da Mimmo Teresi, è vero? Da Mimmo Teresi e compagni, perché conoscevo tutte queste persone, erano amici a parte. Ma lei è stato presentato da Mimmo Teresi, è vero? Da Mimmo Teresi e compagni, perché conoscevo tutte queste persone, erano amici miei già da ragazzi, prima di essere Romano d'Onore. Ma il Bontate lo sapeva che lei era stato invitato a far parte dell'associazione? Questa è una cosa tremenda, c'erano pure i miei cugini a far parte di Cosa Nostra, anzi c'era pure mio cugino Nino Antonino, Grado Antonino, sì. Era pure di Cosa Nostra. Quindi lei ha cominciato ad avere questa amicizia col Bontate e poi è entrato dentro l'associazione? Sì, perché già io lavoravo con le sigarette mentre ancora non ero nessuno, perché prima si avevano solo le sigarette, non c'era niente di male, era solo un contrabbando, niente altro. In virtù di questa amicizia col Bontate, lei ha avuto delle condizioni particolari, è stato trattato particolarmente? Ma quando sono entrato a fare parte o prima? No, quando è entrato a far parte? Quando sono entrato a fare parte eravamo 10 persone senza capodicina e senza sottocapo. Eravamo dirette per Stefano Bontà. Diretti, cioè praticamente lei non prendeva ordine dal capodicina, ma poteva direttamente... Non pigliavo da nessuno, ero diretto con Stefano Bontà. Ho capito. Oltre questa famiglia, nell'associazione c'è un organo di controllo, un organo che sta sopra? Sì. Sarebbe la commissione. La commissione è composta di 10-12 persone, tutte, ognuno della sua famiglia, come Stefano Bontà o come Bernardo Brusca, erano capo di famiglia del suo paese. E allora qui c'era una capo commissione che erano 10-12 persone. Dopo sopra di questi c'era un capo commissione che sarebbe il Papa Michele Greco. E questa è la commissione. Sì, questa è la commissione. Di cui il capo era Michele Greco, in quale periodo? Il periodo 78, 77-78 in poi. I principi della Cosa Nostra, quali sono gli scopi della Cosa Nostra? È nata per fare bene ai poveri, si diceva. Quando non c'era la droga in mezzo, il bene si faceva veramente ai poveri, perché la gente quando ci succedeva una cosa, non segnava nei carabinieri, veniva nella borgata a me rompere la macchina, a me rubare la casa, e si ci facevano trovare la cosa. Questo è il beneficio di Cosa Nostra, anfine che c'erano i segreti. Quando sono entrato a far parte a gioca, questa Cosa Nostra, chiamata Cosa Nostra, si è desciutta, perché solo Cosa Nostra è personale ora, non è più Cosa Nostra come era una volta. Ora solo per interesse personale, si ammazza con facilità, non hanno più problemi. Ora hanno da gridare, ma che gridano? Se ne sono pentito, io sono pentito, per loro sono pentito, i pentiti sono io, tutto io di difficile, a mio mare per ammazzare, e mi trovo qua, signor Presidente. Senta, contorno, ma tra di voi come vi riconoscevate? Quando si presentava una persona, essendo fa parte di Cosa Nostra, da solo io una persona, essendo uomo d'onore, non ci potevamo presentare. Ci voleva una seconda persona, o conosceva me, o conosceva la seconda persona. La stessa cosa. Questa era la parola d'ordine. Ah, ecco, è la stessa cosa. La stessa cosa. Se c'è una terza persona, un uomo d'onore, doveva presentare l'altro uomo d'onore a chi... O viceversa la potevo presentare poi un altro, essendo io un uomo d'onore, sì. E c'era un altro nuovo che non era un uomo d'onore, ci presentava al tizio che era un altro uomo d'onore, perciò fra me e un altro non ci potevamo presentare da solo, ci voleva sempre un altro che conoscevo a me o alla seconda persona per dire la stessa cosa. Queste cose quando gliele hanno spiegate? Quando si fa il giuramento, quando si entra a far parte di Cosa Nostra. Ah, c'è una persona la più autorevole, forse? La più autorevole, pure senza autorevole, può dire pure un capodicino, oppure un soldato, non è che importanza chi lo dice. Che ricorda quali sono i principi dell'associazione. Sì. E poi dice anche quali sono le regole. I comportamenti, cosa può andare contro e tutto. E quali altre regole ce ne sono?
Mi alzo il regolo, se uno guarda la donna di un altro, di un uomo d'onore, si muore, là non c'è chi ha speranza di poter vivere, perché se vai io verso una donna, la base principale si muore. I poliziotti non si toccavano, i giudici non si toccavano, perché quella si chiamava Cosa Nostra. Questa invece non si chiama più Cosa Nostra, si chiama chi si solo pipì ce l'ammazza, ma perché cosa? Non si possono più godere. Senta, ma a prescindere da questo, lei no, dice, anche questa è la precedente, sì, è importante. No, dico, a prescindere. Mi scusi se lo interrompo. Ho detto, no, per carità, qui la questione è, dicevo a prescindere, ci sono altri principi sul comportamento che deve tenere un uomo d'onore, che lei ricorda? Ha certi obblighi, per esempio? Mi obblighi, mi rappiega più chiaro certamente. Al modo di comportarsi, cioè anche a quello che si dice, se si deve dire la verità, non si deve dire la verità. Nel campo di uomo d'onore la verità è sempre fuori, bugie non se ne può dire, io ne posso presentare per esempio con un paragone, ci piglia una persona e ci dice questo è uomo d'onore pure, non esiste, anche questo è un punto. Dopo, quando si dice una cosa, è responsabile di quello che uno fa. Se io piglio una poi e ci dico tu dammi 5 kg di droga, io già sono responsabile di quell'affare, con la parola che se mi succede una cosa io devo pagare quei 5 kg di droga. Io sono responsabile, questo è già, è una parola che non è che ne posso pigliare la droga, non ce la pago. Questo è anche nella fiducia che c'è di queste cose nostre chiamate. Sì, lei attraverso l'amicizia con Bontate è venuto a conoscenza anche, e anche senza... Lei ha partecipato all'elezione di Stefano Bontate. Sì. Stefano Bontate fu nominato... Non assoluto, nelle votazioni non fu assoluto, perché c'erano i signori della nostra famiglia che erano infiltrati per essere uomo d'onore, però che l'ultima data l'hanno tradito e già erano infiltrati dei signori colleonesi, mensi nostri. Quando è stata l'ultima elezione a cui lei ha l'ultima partecipato? Votazione è stata al 79. Nel 1970? Perché si è fatta al 74, non 5 anni, ma in 4 anni la votazione. Ah, ecco, si è anticipata, come ha detto. Come io ho detto, c'erano, non si, abitualmente si doveva fare ogni 5 anni la votazione, però per con diversi motivi, alcune volte saltava prima o dopo. Dove è avvenuto? Il posto dove è avvenuto questa elezione, questa votazione? A Villa Grazia, in una casa di campagna. A Villa Grazia? Sì. In una casa di campagna di Bontate? Sì. E lei mi diceva che questa elezione fu non pienamente soddisfacente per sì, il Bontate. Sì, perché? Perché già c'erano quelli infiltrati in casa nostra. Sì. Che erano... come numeri che cosa è successo? Come numeri? Come numeri di risultati. Come numero di votazione ne ha presi... Non l'ha preso come l'aveva preso in prima votazione quando è salito a 75, ma l'ha preso con pochi voti, ma purtroppo come elementi per bene non avevamo, è rimasto Stefano Bontà, perché erano tutti contro Stefano Bontà, anche quella della nostra famiglia. Qua non siamo i perdenti e vincenti in merito, come dice nei giornali. Qua sono i traditori della. Ecco, hanno fatto come giura, perciò hanno fatto la guerra, hanno vinto, hanno fatto. Comunque Bontate non ebbe moltissimi voti, ma fu eletto uguale. Fu eletto, è chiaro, perché ebbe la maggioranza. E come vice capo poi chi scelse lui? Come vice capo Mimmo Teresa, la buona mia Mimmo Teresa. Mimmo Teresa. Sì. Ora, lei con la frequentazione che ha avuto con Bontate, sì, ha avuto modo di raccogliere le sue confidenze? Sì, ma in parte non è che io stavo tutti i giorni là, perché ero latitante. Io dopo sono andato a soggiorno, quando venivo era il mio dovere dire il nome principale. Sì. Però non è che io mi contava la morte e passione, che io stavo tutti i giorni là. Stavo una paio di giorni quando ero a Palermo, da soggiorno, venivo senza permesso. Ma che lamentele aveva lui in quel periodo? Le lamentele erano generiche in famiglia, perché aveva un totuccio in serillo, d'accordo. Un pedopanno, la buona mia pedopanno era pure d'accordo, tutta la rimanenza c'erano contro, perché c'era il fattore da gioco immenso. E questi erano personaggi, che sia Panno, che sia Bontate, non volevano fare la gioco, inserirlo, se la faceva per i fatti suoi, però Bontate non partecipava. Qui c'era la saggezza di un uomo d'onore, che ormai è finita. In sostanza il Bontate non voleva partecipare allo spaccio di stupefacenti. Non voleva partecipare, ne faceva e ne trattava, però in famiglia di Bontate si trattava la gioco. Però Bontate, Stefano Bontate non faceva gioco, era contro la gioco. Nella famiglia Bontate? Io parlo di Stefano Bontate, non faceva la gioco, ma i familiari, diciamo, del nucleo di Bontà, sì, famiglia Bontate, la gioco si faceva. Ma il capo di una famiglia può impedire, per esempio, che si faccia lo spaccio
di droga o di proibire una determinata attività? Potrebbe impedire, però Bontade e compagno come panno non hanno potuto mantenere, perché venivo io e ci dicevo Bontade, si chiamava, ma che mangiare? Allora se io avevo di bisogno, se tu mi dai i soldi, io la gioco non la faccio. Ma tutta questa gente che ormai pigliavano i miliardi, si buttavano tutti, qui poco e qui tanto. Perciò Bontade non poteva fronteggiare tutto questo numero di gente a non fare la gioca. E Bontade era molto amico dell'Inserillo? Sì, molto amico di Inserillo, di Panno, Pinto Panno, di Cascialdacci. Questi erano gli unici amici che ci sono rimasti veri. Come infatti, sapete i risultati che fine hanno fatto. Ora, ci racconti di che cosa si lamentava il Bontade con lei? Insomma, quelle confidenze che ebbe occasione di fare. Ma Bontade delle confidenze che mi erano a me erano che aveva tutta la commissione, non l'aveva d'accordo. Perché quando dovevano fare una cosa, la commissione, non è che ci dicevano Stefano viene alla riunione, che c'è questo, o Pinto Panno viene, o tutto ci inserirlo. Decidevano tutto loro la rimanenza della commissione perché li volevano proprio mettere da parte. E come infatti hanno fatto tanti omicidi senza Bontade partecipare e rimaneva a guardare, perché erano soli. Come infatti subito l'hanno levato in mensipiere, perché per la commissione di Collionisi era importante esaminare. Levare loro e hanno l'Italia in mano. Chi sceglie la commissione e cosa nostra? Quindi le lamentele erano che la commissione deliberava di commettere dei crimini, sì, senza che lui ne fosse informato. Neanche lo formarono, perché la maggioranza, come lei mi impara, vince sempre la maggioranza ogni cosa. Se io sono un cristiano e ne avevamo reci, convincini reci, un vincini tu. Così era la commissione. Ma lui questo ringraziando sempre a Michele Greco, perché Michele Greco era il capo della commissione, se era più preciso in queste cose, se cose succedevano, i moiton venivano, i poliziotti morivano, ci sarebbero tante cose, ma purtroppo. Ma il Bontade faceva parte della commissione? Sì, faceva parte, perché era un capo, tutti i capi di ogni famiglia è parte della commissione, sì, chiamata commissione. Ma dico, la deliberazione di questi crimini di cui, sì, lei ha parlato, insomma, di cui ha accennato, avveniva con la presenza del Bontade o addirittura... Neanche lo cercavano, perché erano tanti, per esempio come la gioca. Io ricordo quando sono andato a fare partita, la gioca, ma chi era? Si sentiva qualche minima cosa. Ora lei dice, invece di sigarette va a Napoli, oppure a Palermo, non ne trova tutta la gioca, non è che trova più sigarette. I bambini tutti si hanno morire, ma c'hanno pure figli. Neanche lei si vede il concetto che hanno perso pure i figli, che hanno tutti figli, come ce l'ho pure, la gioca. Si ammazza la gente umana, i bambini che nasce, questi come donori chiama lei, per me non esistono più come donori. Questo dove mi trovo oggi io seduto qua, per tanti motivi. Il Bontade di questa situazione non fece nulla per cercare di eliminare questa situazione, di capovolgere questa situazione? Bontade ha fatto, ma subito ci deve tenere voi, ci ammazzare a tutti e tre. Sì. L'hanno fatto subito. Ma prima di questo fatto cruento, insomma, sì, dell'omicidio. Sì. Che cosa? Lui le disse che si era rivolto a qualcuno, aveva parlato con qualcuno, aveva protestato. Si era rivolto a Michele Greco, ma Michele Greco quando succedeva una cosa, quando ci conveniva si diceva che sapeva qualcosa, quando non ci conveniva dice io non faccio niente, e pigliava tempo, è tempo a campare, e le cose siamo arrivate a questo punto, come quando è morto Bontade, siamo andati da Michele Greco per sapere notizie di Bontade. Dice ora vediamo, non sapere niente, ma lei pensa che a Bontade viene oltre Pozzella, Pino Greco viene a ammazzare a Bontade, o l'Occhiusetto viene a ammazzare a Bontade e non tu sapere niente, tu parlerà, mi ha fatto di vice, subito la morte di Bontade non sanno niente nessuno, questa è la cosa nostra, perciò ci sono tanti punti oscuri. La commissione, sì, non permette che si verifichino dei delitti, perlomeno per quelli più gravi, per i delitti più gravi, se non sono deliberati dalla commissione, se non ha... o no? La commissione è nata proprio per l'argomento, ogni famiglia, uno faceva i suoi comodi, tutti i capi di Cina, diciamo, il capo, i rappresentanti, però c'è stato un punto, ognuno ci faceva fare una cosa e la faceva. Questa commissione è proprio nata per bloccare tutte queste brutte cose che la facevano, ognuno era padrone della vita di un altro, c'è chi era, anche lo Stato. E allora proprio hanno fatto la commissione per qualsiasi omicidio, anche per una famiglia, dentro la nostra famiglia, c'era la commissione e si decideva se quello doveva morire o doveva campare, questa era la commissione. Però ha mantenuto poco questo giro di mantenimento per la decisione se doveva morire o meno, perché tanti erano d'accordo, la maggioranza d'accordo, la minoranza sono morte tutte. L'Inserillo pure faceva le stesse lamentele del Bontade? Ma no, sul campo della gioca. No. La gioca Inserillo la faceva. No, dico che... No, io voglio precisare. Che si verificavano, certo, va bene, questo vuole la Corte. Dico, sostanzialmente, l'Inserillo si lamentava di non essere messo al corrente. Sì, sempre, non le risattavano perché l'Inserillo era da poco che aveva dato capo famiglia.
e cioè era ancora un giovane immaturo in merito, che come infatti è morto da scemo. Sapendo che con Leonisa ammazzare Stefano Bontà, subito si unì una femmina, aveva un amante sino alla donna, solo, il compagno là è morto. Cioè una cosa in prematuro, un uomo in quell'altezza. Ma ci parli di quello che lei sa sull'omicidio di Bontà e come si è verificato? L'omicidio di Bontà era il suo compleanno. Io un giorno primo ci avevo andato a fare gli auguri. Io avevo un mandato di cattura per sequestro di persone e avevo 26 anni addosso. Io in quell'occasione non sono andato alla festa, ma ci sono andato un giorno prima. Ci ho fatto gli auguri perché avevamo un'amicizia molto intima. Allora l'indomani c'era la festa, non ci sono andato. Nella festa ci sono state tante di quelle persone, tante, perché non lo iacono come base principale, perché era un sotto reggente della situazione in quel periodo. Poi fratelli Pullarà e tanti altri. Il lucchese Giuseppe, che apparteneva alla famiglia di Michele Greco, e tanti altri. Hanno preparato la gabbia perché la festa la fece uno soedino. Dopo la sera di segnare a casa, a ieri a vedere la famiglia dopo una giornata che era la sua festa, dare un piacere alla sua famiglia, 10 minuti, mezz'ora chissà. E già subito lui aveva le persone nella sua famiglia che ci portavano in battute che due a casa. Appena uscire a casa, carra di avvertire, ci arrivano. Appena arrivava il semaforo, via lui, ci fece una festa. E chi si finiva la festa di Bontà? Ma il Bontante aveva ordinato un'automobile blindata? Bontà, il fattore della macchina, l'avevano ordinato perché c'erano dei brutti umori in giro, proprio perché avevano tutta la gente contro. Allora non era un ragazzino, Bontà, si guardava le palle, non faceva del male. E avevano ordinato delle macchine. Però queste macchine sono arrivate purtroppo quando la morte è successa già a Moiterite. E chi se l'ha presa questa macchina? Una sapeva un serile e una sapeva un Moterese. Quando a Moiterite già... di Bontà. Però all'inserirlo non servì molto perché fu ucciso lo stesso. Inserirlo era, come ci disse poc'anzi, era giovane, ancora di Cosa Nostra, non era un uomo maturo per poter mantenere Cosa Nostra, perché se ammazzandoci un grande amico si ne va con la macchina blindata, è finito il mondo. Pensa che una macchina blindata possa fare tutto. Purtroppo fece la fine lo succi. Quindi Bontate, quando venne ucciso, come doveva andare in campagna? Quando fu ucciso Bontate, aveva dovuto dare la campagna a casa sua, in via Villa Grazia. Sette mensoro, non era che è stato con la famiglia e sennì. Davanti a lui c'era un certo Stefano Di Gregorio, con 127 pure di Bontà, e faceva dei battesati per aprire il cancello. Nella via Loi c'è il semaforo, Di Gregorio è arrivato a passare, Bontate no. Di Gregorio è arrivata in campagna, aprì il cancello, Bontata, appena arrivò su Mafra, mentre era fermato su Mafra, è molto buono. C'è Varen va a finire all'incrocio, arriva a soppassare, assata. A lei queste cose che gliele raccontate? Questo, tutti i discorsi sono fatti di Mimmo Teresa, anzi ho ancora cosa da aggiungere, se gentilmente le mi fa aggiungere. Tutto quello che vuole. No, grazie. Allora cosa è successo? L'uccisione di Bontà, è ritornato il Di Gregorio, che era avanti, non vedendolo più arrivare. Appena arrivato a Vicia, ma ce ne chi fare accese. Parli per la radio, cioè, meno concitatamente, se è possibile. No, ma è un'abitudine, non sono concitato, sono calmissimo. No, voglio dire meno rapidamente. Allora. Sì. E allora quando questo è ritornato, ha visto questa macchina urtata verso il muro, con la luce accesa. È sceso, ha aperto lo portello di lato destro, che la macchina, la traversa sulla via Loi sale così. La macchina è andata a finire sulla sinistra. Lui apre la porta sulla destra, e va per salire nella macchina, ma siccome il Bontà già con l'uccisione che ha avuto lui in macchina era sceso sui sedili e il sangue ci cadeva sul seggiolino e sulla pedana del passeggero. Appena salito ci ha messo il piede e rimescia tutta la fronte del piede di Gregorio, ha visto che era morto, ha preso la macchina e se n'è andato, per non incorrere contro la polizia, guai. E questa sia la morte di Bontà. Questo Mimmo Teresi, com'è che ha preso tutte queste circostanze? Perché c'era il suo Di Gregorio, era vivo, ora non so se è morto. Di Gregorio Stefano? Di Gregorio Stefano. Sì. Questo era il figlioccio di Stefano Bontà. E tramite lui abbiamo ricostruito tante di quelle cose. Sì, ma il Teresi si preoccupò di conoscere queste cose, sia perché? Perché era amico di Stefano Bontà. Ma era un rappresentante della nostra famiglia, subito andato da Michele Greco per cercare di dove veniva che Michele Greco non sa niente, faceva l'uomo morto, non sapeva niente, perché è una cosa molto importante, si figura noi. Perciò arrivato da Michele Greco non sapeva niente, dell'omicidio di Bontà. Allora vediamo.
Ma vi siete preoccupati dopo l'omicidio del Bontate? Ma noi ci siamo preoccupati, ma purtroppo quelle che siamo stati preoccupati eravamo 6 persone. 4 sono morte, 5 sono morte, l'unico che sono rimasto sono io e mi trovo qua. Perché della rimanenza pensavo una famiglia di 120 persone, della famiglia di Bontà, pensavo di trovarle tutte a Baio, Bontà, nella morte di Bontà. Invece ho trovato 4 signori che hanno venuto a sapere cosa potevo dire io nella riunione. Nella famiglia, era una famiglia così? Nel Baio Bontà, quando è morto Bontà, io sono andato a vedere Bontà a casa, essendo il dall'aditante, perché ero un amico. Sì. Nel Baio Bontà ho trovato i personaggi che venivano della nostra stessa famiglia a fare la finta pavise, ma volevamo venire a sapere cosa si parlava nel Baio Bontà, perché questi erano come Giuda messi in mezzo a noi, è un menito onore della nostra famiglia. Lei andò al funerale di Bontà? No, il funerale, signor Presidente, non ci poteva ire. Ci sono andato a vederlo quando poi stare a casa, alla casa, e quando ci fu questa riunione per sapere qualche cosa, chi fu, di dove veniva questa morte di Bontà. Lei fu informato della partecipazione delle persone al funerale di Bontate? Dal Teresi, mi pare. Se gentilmente me la ripete, Presidente. No, gliela ripeto in maniera ancora più chiara. Ci andarono molte persone al funerale di Bontate? Nei funerali di Bontate, da parte di Michele Greco ci vanno a somogliere, ma se non padaro ci vanno pure a somogliere. Ma tante gente, ci sono andati pochi. Io mi riferisco nella morte di Ammazzare a Bontà. Io pensavo, essendo un uomo d'onore della famiglia Bontà, da latitante con 26 anni, venivo o Baio Bontà per sentire qualcosa. Ma di quelle 120 persone che eravamo noi, potevamo essere 10 persone, 8 persone. E altri, bello appunto, gli altri. Erano tutti venduti, tutti gente venduta, perché a Bontà ne ammazzavano così. E c'è stato un calcolo buono, come si hanno fatti con Leonessa. In ordine alla uccisione del Bontate. Come? Dico, in ordine all'omicidio del Bontate, sì. Sorsero dei sospetti nell'interno della famiglia? Sì. E cioè su chi si... I signori fratelli Bollarai, Nino Bontà, Giovanni e Terese, questi erano i signori che avevamo vicino e stanno venduto il suo sangue, perciò si figura cosa ne possono fare dei sani. Questi sono i signori mafiosi della nostra famiglia. Giovanni Bontà, che rapporti aveva col fratello? Giovanni Bontà eravamo con fratello. Sì. Erano fratelli. Questo lo sapevo. Insomma, erano buoni i rapporti tra i due fratelli? Quello era il capo, lui era un soldato, no? Capirà, da un capo a un soldato, avevano un po' fra di loro un po' di cose, che a me non c'entravano cose familiari, sa? Non poteva attaccare io una brutta di rosso fra Bontà, Stefano, Bontà e Giovanni. Erano fratelli. Ma Giovanni, c'erano contrasti pure tra i fratelli sul fatto del traffico di stupefacenti, oppure no? Questo particolare non ci so dare spiegazioni in merito, perché no, se avevano contrasti, non ci so dire con precisione perché cosa avevano i contrasti. Lei ha conosciuto Di Gregorio Salvatore? Salvatore Di Gregorio? Sì, quello scomparso, sì. Sì. È un nipote ed un cognato di Bontà. Di Bontà? Sì, lo conoscevo. Ma era parente di Stefano Di Gregorio? No, forse sarà un altro ramo, non ci so dire di con precisione. Che mi sa dire sulla scomparsa del Salvatore Di Gregorio? Sulla scomparsa di Gregorio, il suo ragazzo ha rischiato con 2 pistole in una via a Palermo. Era lui o un altro? Vedo che era insieme con lui, è scappato, hanno preso lui. Era ragazzino, la prima volta andava a manà polizia. Sapeva delle cose, per sentito dire il suo ragazzino, e ha detto qualcosa ai carabinieri, alla polizia che è stato. E questa voce arrivò, prima che arrivare i carabinieri, arrivò la voce a Cosa Nostra. Come infatti questo ragazzino è stato scomparso, è scomparso, sempre di Cosa Nostra. Che cosa aveva detto in sostanza? Che aveva detto che Michele Greco era capomafia, Michele Greco comandava, Michele Greco qua, perché era ragazzino che piaceva, era appassionato di tiro e veniva pure da quando Favarella, perciò capirà, mettendo un nome così importante fuori, cosa ci è potuto succedere. Il Teresi prese contatto con chi? Lei qualcuno l'ha nominato, mi pare, è vero? Dopo la morte di Bontà. Sì. Dato che vi eravate preoccupati in queste... Si sapeva qualcosa in merito a questa morte di Bontà, è andato da Michele Greco. Sì, e questo lei l'ha detto. Sì, con l'Inserillo. Si incontrò con l'Inserillo. Con l'Inserillo, quando è successo il suo fatto della morte di Bontà, io non Inserillo,
quando ci è andato diverse volte ad inserirlo. Siccome inserirlo aveva una fabbrica di ferro in via Regione Siciliana, e sono Mimmo Teresi, ci andò diverse volte. Ci diceva Mimmo Teresi, non camminiamo insieme. Se succede una cosa, ci fanno la frettata come hanno fatto con Stefano Ponte. Invece Devise ci veniva più facile a poterci acchiappare tutti in un mazzo. Allora inserirlo frequentava, inserirlo, Mimmo Teresi frequentava a Totuccio inserirlo in merito nella ferreria, era via Regione Siciliana, e ci andò diverse volte, dopo l'omicidio di Bontà. Allora il signor Michele Greco, quando Mimmo Teresi ritorna per sapere le novità di Mimmo Teresi, dice, ma cosa ci vai a fare nella fabbrica nel dolce inserito? Dice, tu non c'hai diritto. Dice, va bene. Però, siccome Mimmo Teresi era guardato a vista tutti i passi che faceva, la rimanenza di gente che poteva avere vicino, era controllato in qualsiasi modo. Mimmo Teresi ci ritornò nel dolce inserito, sempre preso del corso per sapere da farsi cosa doveva fare. Michele Greco chiamò. Dice, ma tu ancora continuo? Dice, da, non c'è ieri perché sono cavolo e tuoi. In questo ritorno è finita là. Dopo Mimmo Teresi, io di nuovo da Totuccio inserito, il giorno che l'hanno ucciso, dice, arrivo da, avevano ucciso da minuti a inserire. E ritornò e dopo ancora io né Michele Greco. Né Michele Greco lo assicurò che per lui non c'era niente, tipo era guadagnare un pane, levata la maglia bendata. E questa è l'assicurazione netta, Michele Greco, sia per Bontà, sia per Mimmo Teresi, e la rimanenza della nostra famiglia, quelle poche che siamo rimasti, ci hanno segnato come commissione a Partenico, perché Michele Greco non ci ha voluto accettare per mantenere come reggenza, mantenerci lui, ci ha segnato a Partenico. Per che cosa? Perché quando noi avevamo bisogno di qualche cosa, ne mandavano a Partenico, e a noi non ne davano la testa come un adulto. Questo è il signor Michele Greco. Io, signor Presidente, mi riservo nella mia dichiarazione già fatta giudice istruttore, confermo tutti i fatti. E cosa da aggiungere se avrei confronto con altre persone? Va bene, mi riservo di dire altre cose. In sede di confronto? Se ci sono in sede di confronto, mi riservo di dire altre cose più avanti. Va bene, sì. Va bene, io è giusto che lo dico. No, dice lei che conferma quello che ha dichiarato. Confermo quello che dico. Se ci saranno. E intende da intende se ci saranno confronti, ho cose da riservare da dire. Senta. I reggenti quando morì Stefano Bontate, sì, di morte violenta naturalmente, sì, i reggenti chi volevo chiederle, dovevo chiederle innanzitutto, lei accetta di essere ripreso? No, per no. Questo sì, no, per paura, ma c'ho famiglia, neanche far pubblicata dove abito, vedermi in televisione. Quindi né ripreso televisivamente né fotografie? Sì, grazie. Vabbè. Allora, rimane stabilito questo. I reggenti, sì, della famiglia che furono nominati dopo la morte di Bontate. Di Fontana? Di Bontate. È stato Pietrino Lo Iacono e Giovanni Battista Pollara, nipote di Bernardo Brutti e San Giuseppe Alto. Che facevano parte della famiglia? Facevano parte della nostra famiglia, però loro erano discendenti di San Giuseppe Alto. Perché questa è stata una storia preparata abbastanza bene e Bontà torto non aveva. Ci hanno infiltrato queste vedane, ne infiltrarono un palermo, come infatti trasero una famiglia Bontà, i fratelli Pollara, e sono nipoti di cugini di Bernardo Brutti. Bernardo Brutti fa parte con Leonese. Perciò quando si è entrato nella. Guardi, cerchi di parlare o più vicino al microfono e deve cerchi di scandire. Ma certo poi. Sì. Chiamata Lentepe, sogno siciliano. Più lentamente. Parli in dialetto, come vuole. Parlo in siciliano, signor Presidente. Parli in dialetto, in qualunque. Però cercando di parlare un po' più vicino al microfono e parlare un po' più lentamente, se le riesci. Lo so, ma purtroppo avete ragione. Io quando sono fuori parlo in americano, li guardo, dico, ma che dici? Io sono nella mia terra, parlo siciliano. Dunque, l'argomento che stavamo trattando, avvocato Veneto, dunque, l'argomento che stavamo trattando era quello dei reggenti. Sì. Questi reggenti facevano parte della famiglia. Della nostra famiglia. Era un fatto naturale che questi poi venissero nominati reggenti? No, non era un fatto naturale. Perché se era fatto naturale, il signor Michele Greco, Ritto Papa, ne assegnava nella sua famiglia, dato l'amicizia che aveva con Bontà. Ma siccome era un parino principale che fu purito a farlo ammazzare, perché un Michele Greco, che viscere ci piace, non si può godere, via, che non è chiesa. E ne ide e manca la famiglia. Vabbè. Sempre cercando di parlare più lentamente. Lo so, signor Presidente, purtroppo ho l'anima un po' infiammata. Luca, insomma, ovviamente anche già stare dinanzi al pretorio
No, 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 per pretorio mi trovo come sarebbe veramente, non ho difficoltà. L'argomento di tutto il male che ho dentro il mio stomaco, questo è il punto. Sì. Dunque, lei quando si incontrò poi con Mimmo Teresi? Con Mimmo Teresi mi incontravo l'ultima volta, il giorno di morire. Che avevi dire a morire io? Il giorno di? Di morire. Il giorno di morire? Il giorno che... Lui, ah, lui? Il giorno che devo morire, io avevo morire stesso insieme a lui. E me, essendo un pochettino più freddo, vedendo le cose brutte che c'erano in giro, avevamo un appuntamento, Mimmo Teresi, con i fratelli Pollarà. E l'avevamo in fondo, l'abbiamo ricevuto il signor Pollarà Giovan Battista, nel baio Noè Sorce, che sarebbe attaccato con la nostra famiglia, che faceva reggenza nella nostra famiglia. Perciò, quando abbiamo avuto questo appuntamento, Mimmo Teresi era convinto che era a casa nostra, non pensava un'agia, come è stata fatta. Allora, quando ci siamo... Con chi eri? Agia sarebbe una gabbia. Un'agia, diciamo, che arrivavano da e morivano, questa... Sì, una specie di trappola. Una trappola, agia. Sì, sì. Allora, in questo appuntamento, quando Mimmo Teresi mi dice che c'è appuntamento, disse Mimmo, ma perché? Disse, no, ricevente, no, c'è la proprietà di bontà. Non aveva proprietà di bontà, infatti c'è il subbaglio. Perciò eravamo a casa nostra, perché da famiglia appartenava a noi. Io non so, c'erano dei vecchi marchi, perciò la fiducia a Mimmo Teresi, ancora scemo, ci pensò, dice, non c'è nessun problema. E allora eravamo in 6 persone a dirci. Però io e Manuela così non ci possiamo ire. E ci sono andati in 4. Mimmo Teresi. Lei rimase con... Manuela D'Agostino e c'è Mimmo Teresi, Toduccio Federico, Angelozzo Federico e Franco De Franco però, Giuseppe. E questi sono andati all'appuntamento. Mensuro, un'ora, due ore, passato due ore. Lei pensa che aspettava ancora l'appuntamento che aveva in rete. Ha finito la festa di 4 persone. E chi ci non sarebbe campato più? Lei restò con D'Agostino da aspettare. Sì. E poi ha avuto qualche visita in casa? O comunque è stato trovato, l'hanno cercato qualcuno dopo? Sì, dopo io ci avevo, arrivato a questo punto, Emanuele D'Agostino, vedendo qui ci avevamo arrestato le ultime 2 persone, di quelle veramente fidate e sincere. Pigliò, dice, io ora mi faccio un passaporto e me ne vai a America. Se fai come ti pare, ci sia provvederò a messato. Allora lui mi spiegò cosa voleva fare per potersi salvare. Siccome lui era intimo amico di Saro Riccobono, molto fidato, perché era come un figlio di Saro Riccobono, se non è Saro Riccobono. Saro Riccobono, pensando che lui era un vecchio buippone, dice, oggi faccio piacere con Leonisi, che mi mangio pure a Manuela e a mia malassano vivo. Invece con Leonisi, vecchio lupe, si mangiarono pure a Manuela da così, e dopo si cuglia la famiglia Riccobono. E così si fece nella piazza Polita. Non è che era fuori scemo, era molto intelligente. I Vedani, chi ci sono i Vedani? Riccobono poi che fine ha fatto? Ha finito Rusucci, io dopo tutta la sua famiglia. Dunque, la fine del topo. Sì. E come è successo questo? Perché io prima ero amico di bontà, sia Pippo Calò, sia Saro Riccobono, sia Michele Greco e tanti altri. Tutta questa conoscenza erano tutti amici di bontà. Però gli amici si vedono quando veramente uno ha di bisogno di un amico, non quasi vedere amici quando ne veri amico e dopo c'è una coppia in linea. Così hanno fatto la rimanenza. Prima Saro Riccobono era grande amico di bontà e si vedeva diverse volte a contatto, ma io parlo già del periodo quando entro a far parte di Cosa Nostra, fino al 78-79. Dopo questo Saro Riccobono non si vedeva più, che era sempre la tesante. Come infatti Saro Riccobono, nel periodo che io ero vicino a bontà, si fece una villa, o fanno un ecaristiano signor Pedro Loiaco e compagni nella villa a Villa Grazia, se non so se vi ricordate. Sì. 69, dica. Io sono costretto a formulare un'istanza precisa a questo punto, perché non riusciamo a capire niente. Vorremmo che, per quanto è nelle sue possibilità, questo signore usasse la lingua italiana. Un asaccio. Questo, no, ma lei non capisce per il dialetto o per il microfono? Per il dialetto. Questo purtroppo è al di fuori delle possibilità di... No, Presidente, guardi, rispondo a qualcuno. Io non sono toscano, io sono italiano e c'è anche una certa disposizione nel codice di procedura penale, ecco. Ma non glielo possiamo insegnare, però. Ci vuole un interprete, possiamo... Noi siamo in condizione di capirlo, forse lei...
E appunto, se fosse stata fatta in una corte non siciliana, come avrebbero dovuto fare? Dunque, lei cerchi... Dunque, per favore, un po' di silenzio. Un po' di silenzio. Dunque, se lei parla più piano, il dialetto siciliano, che si dica, è un dialetto che si può intendere. Soltanto sì. Che lei parla molto rapidamente. È un'abitudine di natura, signor Presidente. Sì, lo capisco. Io, però, saremmo... le saremmo grati se lei parlasse scandendo le parole. Ci provo, signor Presidente. Cerchi di controllarsi. Dunque, allora... se è fatto in Italia... Poi, casomai, potremmo presentare... E casomai, se nominare un perito, ci farà la traduzione. Ha messo un perito che siamo tutti periti. Sì, io l'ho già invitato, avvocato Filecia, forse lei non mi ha ascoltato. Le ho detto di parlare più lentamente e tutto l'italiano che lei sa, anche no, se non ne sa, signor Presidente, l'italiano non ne sa. Proprio completamente. Sogno zero italiano. Come vice immaginatura parlo. Va bene, insomma, quello che lei sa lo dica, insomma, quelle parole poi italiane che possa adoperare. Senti, capito, c'era un accennamento. Dunque, stiamo parlando di Ricco Bono. Parli comunque lentamente, perché se lei parla più lentamente, per favore un po' di silenzio, perché altrimenti si aggrava la situazione. Lei stava parlando di Ricco Bono. Sì. La fine che fece Ricco Bono. Dunque, ci dica. Osario Ricco Bono aveva un'amicizia molto intima con Stefano Bontà. Come infatti, nel periodo 77-78, si fece una villa, o funno, non mi ricordo funno come si chiama, qua vicino alla proprietà di Stefano Bontà, e si costruì questa villa, una grande villa, telecamere, cose, perché lui era un grande ricercato, ed era amico. Quando dopo se ne dell'amicizia si è rotta con Stefano Bontà, e tu se veniva pure la villa ci veniva per Giovennengo. C'è villa in Pedro Vennengo, essendo ricercato pure, c'ha un cucino rito. Un certo, c'è antisso un cucino rito, un certo Vennengo Ruggiero. Ad un cugino. Perciò dopo morì Stefano Bontà, già Ricco Bono è lontano, non sono più amicizie, e dopo avevano le sue comunità sempre nel territorio, nel oase, per controllare tutta la situazione ci veniva più facile, avendo la villa d'appoggio. Aspetti, ripeta, perché qualche parola l'ho persa pure io. Avendo questa villa a portata di mano, era buono controllare tutta la posizione, la famiglia nel oase ci veniva più facile. Gli veniva più facile controllare? Perché non si avevano ben lontano, sapevano girare per sapere cosa aveva l'appoggio dentro casa. E come quando fecero con il dottore Cassara che ammazzarono, se impugnarono, rientrava e ci veniva poi chiuso ammazzato. No, non divaghiamo, andiamo. No. Sì. Un facchio simile delle cose. Sì. Allora sarò Ricco buon amico di Bontà un cefuglio. Un Manuele D'Agostino ancora convinto, il signor Nido e un Sare Campoglio. Manuele D'Agostino scomparso. D'Agostino. Scomparso. Dopo sarò Ricco buon. È scomparso. No, avvocato. Se non ha studiato l'italiano, non... Eventualmente si farà la trascrizione del... Eventualmente faremo una trascrizione nominando un perito. Si può dare incarico agli stessi periti? Sì. Guardate, facciamo una cosa. Avvocato Maffei, aspetti, quando lui parla io ripeto le parole in italiano, va bene? Sì. Troppo lavoro. Lei mi ha ascoltato, mi scusi. Dicevo che io vado traducendo quello che lui dice in italiano. Vabbè, numero 79. Signor Presidente, io insisto ancora rispettosamente nei suoi confronti, nella mia precedente istanza. Vorrei far presente che non tollero. Non sono affatto disposto a tollerare il tono e le parole usate nei miei confronti dall'avvocato Alberini, difensore dell'imputato Contorno. Che si guardi bene, parlando di me e dei miei interventi, di ripetere ancora l'espressione commedia. Va bene, io non l'ho percepita, peraltro, perché altrimenti sarei intervenuto.
No, con media io non l'ho sentito. Avvocato Costa vuole parlare? Sì. 12. Che numero? 12, signor 12. Presidente. Signor Presidente, io desideravo sapere... No, per favore, non polemizzate, perché si ottiene soltanto lo scopo di interrompere Avvocato Alberini. Si ottiene soltanto... Avvocato Alberini! Lei ottiene soltanto lo scopo di interrompere il mezzo istruttorio. E se polemizzate, lei e chi polemizza con lei? Va bene, d'accordo, ma insomma... Signor Presidente, io ricordo a me stesso e a tutti i colleghi siciliani presenti che per abitudine e per tradizione mi pare che i vecchi processi di corti d'assise non soltanto si svolgevano nell'unica lingua che tante volte dei poveri imputati sapevano parlare, che era il siciliano, come succede a moltissimi degli imputati presenti, ma che addirittura il Presidente, per farsi intendere, e questo credo che sia una memoria comune, rivolgeva la domanda in siciliano o come succede a Napoli, rivolgeva la domanda in napoletano. Tutto questo non è compreso nel codice di procedura penale perché non ha niente a che vedere, ma la domanda fondamentale che rivolgo io, che ho avuto la disgrazia di capire tutto quello che ha detto Contorno, i signori giudici popolari, i signori della Corte, che sono evidentemente siciliani, hanno capito quello che ha detto Contorno? E allora se è così, io ritengo che anche noi, visto che anch'io sono da questa parte, siamo in condizione di capire, e quindi gli argomenti mi sembrano speciosi. Grazie signor Presidente, no, chiedo scusa a Maffei e chiedo scusa agli altri, ma mi pare che sia così. Beh, e allora parliamo tutti su questo. Avvocato Fileci, io se scusate, non possiamo venire ad una... No, volevo dire questo. Io potrei, se lui parla più piano, più lentamente, io vado traducendo in italiano quello che dice l'imputato. E così. Del resto lui sta confermando quello che ha detto in istruttoria, perciò il verbale dibattimentale fatto dal cancelliere, come voi sapete, può limitarsi a dire confermo quanto ha detto l'istruttore, semmai aggiungere i vari particolari. Perciò mi pare che sì. Io invece, per cortesia, oltretutto per persone che non sono di siciliane, posso ritradurre in italiano quello che lui dice, man mano. Avvocato Maffei è contento? Io ho cercato di dirlo questo, ma... adesso è così, praticamente si registrerà anche quello che dico io. Però l'imputato deve parlare più lentamente, in maniera che io vado traducendo quello che lei... Va bene, signor Presidente. Oh, adesso, vuole parlare? Questo non la... allora parli pure, mi dica il numero. No, lascialo lì, io parlo da lì, se vuole mi vede. 79. 79, sì. Sì. Signor Presidente, io credo che il problema non sia soltanto quello di intendere ora ciò che sta dicendo l'imputato, ma anche di avere garantito che sarà tradotto nel verbale esattamente qual è il suo pensiero e quali sono le cose che egli dice. Ora io immagino che così come molti di noi non intendono, e non per problemi linguistici, ma per problemi fonici, alla stessa maniera sono indotto a ritenere che possa non sentire il cancelliere, che qui non è presente, il quale traduce o stenografa ciò che va dicendo l'imputato, perché immagino che non sia questo cancelliere. No, non è un cancelliere, è un perito. Sono è un perito, chiunque sì. Esso sia. E allora, dov'è il controllo che prima che noi la Corte può esercitare sulla regolare composizione del verbale? Io credo che questo sia il tema di fondo, che riguarda tutti quanti gli imputati e tutti quanti i difensori. Di tal che o i termini di una intesa sostanziale che vuole giungere a realizzare fatti concreti sono rispettati, nel senso che mettiamo in condizione lo stenografo, il perito, di tradurre per bene ciò che viene detto, oppure l'alternativa non è che la ripetizione mediante dettatura da parte di vostra eccellenza in maniera che si costruisca un ordinario verbale. Questi sono i termini del problema. Scusi, mediante dettatura, perché se io la ripeto qua al registratore, mi pare che sia la stessa cosa. No, adesso lo sta ripetendo lei, signor Presidente. No, io ho proposto... Non prima, quindi noi non sappiamo cosa, se il perito ha inteso tutto ed è riuscito a formare compiutamente il verbale. Ora, per evitare problemi in ordine alla traduzione a verbale di ciò che viene detto, chiediamo che le cose si svolgano in maniera tale che sia intellegibile ciò che dice l'imputato, non solo per noi ma anche per il perito, e chiediamo poi, prima ancora di porre le domande, quando sarà il nostro turno, di poterlo esaminare questo verbale, perché
non riusciamo a sapere che cosa c'è scritto sul verbale. Ma dalla decifrazione poi che farà il perito si avrà... Certo, il perito non credo che potrà non capire il dialetto siciliano. Né... non il dialetto. Guardi che io ho capito tutto quello... È un problema fonico. Sì, ma il problema fonico è per chi ascolta, ma non per chi, per chi trascrive la registrazione. Avvocato Veneto. Come dice Presidente. Il problema fonico può essere per chi ascolta, ma per chi trascrive la registrazione no, perché la registrazione avviene perfettamente. Semmai può essere la, l'acustica che viene... Ed è appunto, Presidente, io non faccio un problema di gergo o di dialetto, io faccio un problema fonico. Ma noi l'abbiamo capito perfettamente. La verità è che non riusciamo a capire, questo è il punto. Ma questo deve essere per via dei microfoni, io penso, perché noi abbiamo capito perfettamente. Può darsi. E allora vediamo. Allora, se... Presidente, la soluzione è questa. Per la parte nella quale è evidente che non si è riusciti a capire bene, sia gentile, Presidente, di ripetere la frase lei stesso in maniera che riusciamo a capirla. Questo va bene, senz'altro, è quello che avevo proposto anch'io. Sì, però intanto io potrei, la cabina di registrazione è pregata di amplificare i microfoni, perché credo che sia una questione anche di amplificazione. No, ecco, in maniera, parla molto rapidamente, quindi... Scusi. No, prego. Credo, guardi, non è veramente né un problema di dialetto e nemmeno un problema di rapidità di esposizione, perché la rapidità di esposizione non può essere tolta di mezzo, è il modo di atteggiarsi dell'imputato e nessuno ne può fare niente. Ma nemmeno il dialetto, perché secondo me è facilmente comprensibile. Creda, Presidente, che se lei e i giurati popolari fossero al mio posto, non vedendo affatto la faccia dell'imputato e non seguendo la sua mimica e non seguendo direttamente la sua espressione, non capirebbero loro niente. Perché io mi credo di poter dire, di capire benissimo ciò che dice anche in dialetto siciliano, senza essere siciliano. Lo si capisce benissimo. E anche per quanto riguarda la velocità, ma è questa la questione. Pertanto sono d'accordo con l'avvocato Veneto che sarà necessario in questo caso, perché non si può costringere l'imputato né a parlare meno rapidamente né a parlare in un'altra, diciamo, lingua più appropriata, che lei restituisca al verbale la sua forma ordinaria, detti senz'altro lei le dichiarazioni che l'imputato farà. No, il verbale, lui non ha fatto altro che confermare quello che ha detto l'istruttore, non ha aggiunto alcunché a quello che ha detto. Di questo siamo testimoni tutti noi della Corte. Allora non chiediamogli più niente. Ah, che intendeva aggiungere, ma non che ha aggiunto. Non ha aggiunto alcunché. Devo contraddirla, Presidente. Nel ricordare i presenti alla mia iniziazione, dico di avere dimenticato alcuni nomi che oggi faccio. È stato proprio l'introibbo della allora sua lei ha capito. Allora lei ha capito e ha anche trascritto. Allora, il che significa allora... che lei l'ha sentito e mi pare che questa sia una certo confessione. Capisco a tratti, ci mancherebbe ma, altro. Ma giusto ha capito, lei ha capito giusto quel punto che le interessava. No, Presidente, no, scusi, Presidente. È strano. Questo lei non può dirlo a me con tutto no, il rispetto. No, io lo dico perché è un fatto. Ma lei lo sta, ma lo dice in maniera tale che fa apparire come la mia eccezione fosse strumentale. No, la prego. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo, possibile. Ma è strano che lei io abbia capito soltanto questo. Io questo l'ho capito e il resto non riesco a capirlo. Che significa? Il resto non riesce a capirlo. Lei non mi può mortificare, Presidente. No, per carità, non era questa la mia intenzione. Però. Non può dunque, fare. Vuole parlare l'avvocato Alberini? Dobbiamo... No, aspetta, faccia parlare il difensore dell'imputato, mi pare che... Avvocato Alberini, per favore non usi delle espressioni polemiche, per favore, sì. Perché... Scusi, Presidente, chi conosce gli atti del processo sa benissimo che finora Contorno non ha fatto altro che ripetere, seppur in dialetto siciliano, quello che ha detto così ampiamente al giudice istruttore dottor Falcone, almeno nei primi interrogatori. E allora, senza che ci siano queste interferenze che non mettono poi paura a nessuno, su, sia ben chiaro questo, ecco, e nemmeno altre storie vero, che si sentono, io voglio dire, Presidente... Avvocato Alberini,
Traduciamo anche quello che dice lei, dovrebbe parlare un po' più vicino al microfono. Ad ogni modo, Presidente, io volevo fare questa proposta innanzitutto alla Corte. Sì. L'imputato è stato interrogato dal 1 ottobre 84, giorno che ha deciso di collaborare, secondo le sue affermazioni, fino al 19 giugno dell'85, 33 interrogatori ha subito. Allora la prima domanda da fare è questa, secondo me. Se conferma tutti questi interrogatori... No, ha già confermato tutto. Ha già confermato tutto. No, se conferma in toto questi interrogatori. Sì. E poi l'altra proposta è questa. Se la Corte ritiene di leggere quello che è stato scritto in italiano dal giudice istruttore e poi aspettare le conferme o le aggiunte dell'imputato. Ecco. Va bene? Ma io ho disposto in un determinato modo, però se voi mi costringete leggeremo gli interrogatori, perché non c'è altra alternativa. Leggeremo gli interrogatori in italiano, questo è nella mia facoltà. Articolo 437 del codice di procedura penale, e siamo arrivati ad un determinato punto dell'interrogatorio, vuol dire così che... Così evitiamo tutti questi discorsi inutili. Leggiamo tutti i verbali e poi sentiamo se li confermo o meno, o se ha qualcosa da aggiungere. Già, e poi detto che li conferma. Le domande. Avvocato Alberini. Se tocchiamo ogni volta, andiamo avanti 10 anni. Evidentemente non si sente neanche la mia voce. Va bene, leggiamo tutti i verbali di interrogatorio. Ecco. Signor Presidente, scusi. Io ho confermato i fatti, perciò non vedo... Per dare il mio contributo al superamento di questo momento così di ruggine, la lettura del verbale istruttorio non è che mi pare che risolva il problema che i signori avvocati hanno oggi avanzato. No, perché nel momento in cui dovranno essere chiesti dei chiarimenti all'imputato, voi dalla parte della Corte, dalla difesa o anche del pubblico ministero, si riproporrà puntualmente il problema attuale. Allora, io credo che la lettura dei verbali, sempre per carità, rientra nei suoi poteri, se ella la vuole disporre, la effettui pure, nessun problema. Ma mi sembra comunque che se la decisione che la signoria vostra mi pare stava prendendo di leggerla, di leggerli i verbali, è determinata dal superamento di questo problema, io temo che questo effetto sicuramente non lo raggiungeremo. Intanto per la conferma del verbale mi pare che non ci possa essere dubbio. Poi per le domande l'ha già confermato. Quindi già siamo in una fase in cui la Corte sta facendo delle domande che il Presidente... Silenzio! Fa le domande che ritiene opportuno fare per... Silenzio! Non sentono chi? Gli imputati? Va bene, d'accordo. Non sentiranno, vuol dire che è questione di carattere, non sentono neanche quello che dice il pubblico ministero. Allora è una questione dei microfoni, allora è una questione dell'impianto microfoni. No, io sto parlando in maniera tale da farmi ascoltare da tutti, perché sto vicinissimo al microfono, quindi escludevo l'ipotesi che qualcuno potesse non ascoltarmi, salvo che non voglia ascoltare. Avvocato Mormino, lo facciamo parlare. 45. Ah, scusa, hai finito? No, sì, ho finito, nel senso che, ripeto, non mi oppongo formalmente alla lettura, anche perché non posso farlo, non ho nessuna ragione per farlo. Suggerivo alla Corte che se la determinazione di effettuare la lettura dei verbali istruttori è finalizzata al superamento di questo problema, io credo che non sia questa la soluzione. L'unica soluzione che rimane, Presidente, è quello di... vedere, di invitare l'imputato magari a parlare in maniera meno frettolosa, se gli riesce, e magari la signoria vostra poi interverrà di volta in volta qualora percepirà che qualche frase magari non è perfettamente chiara, e vediamo se i signori avvocati così sono in condizioni, come hanno d'altra parte diritto, di seguire attentamente tutto lo svolgimento dell'interrogatorio. Sì, e io vorrei fare parlare l'avvocato Mormino, perché 45, 47, 47. Sì, Presidente, io in fondo... mi pare di poter dire una parte delle cose che sono state dette, e questa volta mi trovo d'accordo in parte col dottor Ayala. Capita anche questo. Ora dico, Presidente, si sono posti tre problemi. Il primo è quello che diventa intelligibile talvolta il dialetto per coloro i quali non sono siciliani, e mi pare che essi siano destinatari di un rispetto alla comprensione di quanto avviene al dibattimento al pari di tutti. Vi è un altro problema, quello della risonanza fonica fastidiosissima, che impedisce a noi, che siamo soprattutto al fondo dell'aula, e agli imputati, che mi pare anch'essi abbiano il diritto di sentire e di comprendere, a comprendere tutto. È stato posto un terzo problema, che mi rendo conto è rilevante, però mi pare difficilmente... risolvibile, cioè dire quello della possibilità di vedere direttamente. Non credo che a tutte le parti dell'aula si potrebbe fare.
Presidente, io avrei da proporre quella che è la mia opinione. La prima è questa, che Vostra Signoria possa sollecitare l'imputato, poiché ci risulta che in altre occasioni, anche in occasioni dibattimentali, abbia più chiaramente in un posto diverso da Palermo, dove certamente sarà portato a parlare in siciliano per consuetudine, ha parlato anche in lingua italiana un po' più correttamente, ecco, di sforzarsi di esprimersi per quanto può in lingua italiana. Lei viceversa l'ha sollecitato a parlare anche in siciliano, certo sarebbe più agevole, però crea questi problemi. Siccome sappiamo che egli anche in un ambiente diverso è in condizione di parlarlo l'italiano, che si sforzi di farlo, che lei lo solleciti a parlare più lentamente in maniera che si abbia la possibilità di comprenderlo meglio e che ogni volta, e Vostra Signoria se ne renderà conto di volta in volta, che ci saranno delle espressioni in siciliano, ella tempestivamente le traduca e le faccia... le esprima in lingua italiana in maniera che tutti possiamo comprendere. Ecco, vorrei dire che ancora una volta il processo pone un carico alla Presidenza, noi ce ne rendiamo conto che è un compito oneroso, però se non c'è un intervento tempestivo in questo senso, allora succede un po' quello che sta succedendo. Certo, a me pare che questi tre sistemi e queste tre sollecitazioni che il Presidente potrà rivolgere all'imputato sono, mi pare, che possano condurre anzi alla migliore comprensione la ringrazio. Situazione, alzando anche il avvocato, tono della parola. Avvocato, inserirlo. Il problema della trascrizione si porrà in relazione a questo modo di acquisire la registrazione, ovviamente. Sì. È un altro problema, poi si vedrà. Che numero è? 50? 35? Signor Presidente, quanto alla proposta dell'avvocato Alberini di dare lettura dell'interrogatorio dell'imputato, io credo che ciò sia vietato dalla legge. Ah, questo questa è nuova questa. Sì, Presidente. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 441 del Codice di Procedura Penale faculta il Presidente a dare lettura dell'interrogatorio reso dall'imputato soltanto nel caso in cui debbano essergli mosse delle contestazioni. 437. Dice... Prego? Il 400... Non è il 437? 441 così recita, Presidente. Il Presidente o il Pretore può contestare all'imputato le dichiarazioni da lui fatte precedentemente dando lettura in tutto o in parte dell'interrogatorio da lui reso durante l'istruzione. Prego? Può contestare. No, solo. Può contestare. Mi pare che dica cioè, il solo caso nel quale può essere data lettura dell'interrogatorio reso nell'istruzione da parte dell'imputato è quello nel quale debbano essergli mosse delle contestazioni. Ma contestazione in questo caso significa... Vabbè, lo interpreti, Presidente. La rappresentazione di quello che lui ha detto. No, Presidente, perché il comma precedente stabilisce il modo dell'interrogatorio. Vabbè, Presidente. Da che mondo è mondo si è dato lettura degli interrogatori? Abbiamo dato in questo processo la lettura degli interrogatori e lei non si è mai opposto. Signor Presidente, io... è ben strano che lo faccia soltanto adesso. Signor Presidente, a parte l'interesse particolare che ho all'audizione diretta dell'imputato, se non mi sono opposto prima, intanto mi consenta di dire, Presidente, signor contestare, Presidente, contestare. Le chiedo scusa, io non voglio contestare, allorché vennero interrogati... No, dico contestare le dichiarazioni, sì. Non è che significa che questa volta lui deve dire una cosa diversa. Vabbè, Presidente, poi la interpreti lei la norma, voglio dire questo, ma allorché vennero interrogati i due cancellieri, i miei clienti, io chiesi esplicitamente che l'interrogatorio avvenisse ai sensi dell'articolo 441 del Codice di Procedura Penale, quindi bene, non è vero che non ho mai fatto la questione. No, ma non dico non ha mai fatto la questione, però dico... Gli altri no, l'ho fatta, Presidente, l'ho fatta una volta in cui avevo interesse. Come da che mondo in mondo si fa nelle aule giudiziarie. Va bene, Presidente. Dunque, l'avvocato Costa, ma io credo che si possa superare. Dici. L'avvocato Mormino ha offerto effettivamente una chiave attraverso la quale si può innanzitutto tentare di andare avanti. E poi, se fosse impossibile, se fosse proprio ci fosse una deficienza tecnica da parte dei microfoni, possiamo... Signor vedere. Presidente, io volevo semplicemente farle osservare e rendere noto ai giudici popolari, certamente non al signor Presidente e ai signori giudici togati, che l'ultimo comma dell'articolo 441 al quale ha fatto riferimento il collega che mi ha preceduto dice testualmente, e non c'è un soltanto che evidentemente è stato per errore aggiunto alla lettura, il Presidente o il Pretore può
contestare, può contestare all'imputato le dichiarazioni da lui fatte precedentemente, dando lettura in tutto o in parte dell'interrogatorio da lui reso durante l'istruzione o del verbale di sommarie informazioni menzionato dall'articolo 225. Allora, che cosa è riferita questa lettura? Al fatto che tu oggi rendi una certa dichiarazione e ieri ne hai reso un'altra e do lettura di quelle. Se invece il collega ha la cortesia di andare all'articolo 437, è proprio quello della direzione del dibattimento che spetta il Presidente o il Pretore, come io l'avevo sappiamo, richiamato il 437. La prima frase, il Presidente o il Pretore ordina le letture, quelle che vuole e quelle che crede. Sì. È chiaro come il sole che ai fini della oralità del dibattimento, io non sono qui a dire delle cose diverse da quelle che sosteniamo. Dunque, mi pare che stiamo dando... L'avvocato Mormino... Comunque, quella ultima... Sì, una... Sì. Io avrei una richiesta precisa da fare, anche per troncare questa discussione che non mi pare che porti a nulla di buono. Io richiedo formalmente che venga ripreso l'interrogatorio dell'imputato, Presidente. Ripreso l'interrogatorio dell'imputato, perché stiamo a discutere, perdiamo un pomeriggio, non c'è nessun motivo per non farlo. Ripreso? Ripreso adesso, che lei continua l'interrogatorio che aveva già iniziato. Ah, ripreso nel senso di ricontinuare. Sì, che lei continua a interrogare l'imputato. Mi pare che l'avvocato Mormino abbia fatto una proposta assai ragionevole, che va seguita, e se però si fa un po' di silenzio in aula. Nel senso che ora vediamo l'imputato alle domande che gli vengono rivolte, se lei deve provare a parlare più lentamente. Sì. E poi in modo che io eventualmente intervengo se c'è qualche frase dialettale che può anche non essere intesa da chi non è siciliano, io la traduco. Va bene, Presidente. Va bene? Va bene, Presidente. Oh, allora, vediamo un po'. No, per favore, ora basta su questo argomento. Sentite, se i microfoni non funzionano, è un altro paio di maniche. Se c'è qualche imperfezione tecnica, si può cercare di sistemarla. La mia voce la sentite bene? Perché io... No, non la sentite bene. Ah, neanche la mia voce. Allora, evidentemente, è una questione di carattere. Il pubblico non sente bene. No, no, assolutamente. No, non si sentirebbe, avvocato Filecia. Assolutamente. E poi si deve anche registrare. Io direi... Io insisto nella mia richiesta. Interroghiamo a contorno, o mettiamo a chiacchierare. Vediamo se è possibile dalla cabina di registrazione avere qualche modifica della... Sì. Sospendiamo per 10 minuti per avere gli opportuni contatti con la cabina di... Guardate che mi pare che adesso si senta meglio, eh? Adesso si sente meglio, vedete, quindi sospendiamo per 10 minuti e vediamo un po' se dai tecnici otteniamo quello che vogliamo. La speranza che la situazione sia migliorata. È migliorata la situazione fonica? Sì. Sì, prego, no, avvocato, ho già finito. Avvocato. Ma anche non è detto che si debba vedere, l'importante è che si possa ascoltare. No. Lo facciamo vedere. Si sposti lei in un altro angolo. E perché non si può spostare? Possiamo entrare, possiamo portare? Sì. Perfetto.
Allora, cerchiamo di parlare lentamente. Signor poi in maniera che eventualmente io faccio qualche intervento per chiarire qualche frase. Io gentilmente lo vorrei aiutare anche in merito ad avere questi problemi lei in aula. Io quando lei vede che sono in difficoltà, lei mi ferma, dice per questo se la ripeto. Se lei parla più adagio, cioè più lentamente. Vediamo di potercela fare. Aiuterebbe tutti, poi non solo me, perché io per la verità ho percepito tutto quello che lei ha detto. Ma purtroppo. Però è giusto che lo percepiscano tutti gli altri. Va bene. Perché il dibattimento è fatto per questo, nell'oralità e il contraddittorio. E allora, lei stava parlando di Rosario Riccobono. Sì. Vuole per favore riprendere il discorso che stava facendo, che ci stava raccontando la fine del Riccobono. La fine di Riccobono. Adagio, Come gli avevo detto, era amico di Stefano Bontà. Era amico di Stefano Bontà. Molto intimo. Molto intimo. E questo Manuele D'Agostino aveva un'estima enorme. Sembravano padre e figlio. Quando lui cercava che avevano ammazzato... Chi aveva la stima? Sia Riccobono verso Emanuele D'Agostino, sia Emanuele D'Agostino... Era verso... una stima reciproca. Reciproca, sì. Sì. Sembravano padre e figlio. Quando è successo il fatto di Mimmo Terese, l'unica via del campo ci rimase di andare da... da Rosario Riccobono, il signor Manuele D'Agostino. Purtroppo arrivando là, è stato l'ultima sua giorno di vita, non si è saputo più notizia di Emanuele D'Agostino. Ci fermiamo là e andiamo più avanti. Nell'argomento di Rosario Riccobono, tutta questa preparazione l'ha fatto sempre in mano il signore Colleonese, perché era un membro della famiglia di Bontà. E allora Bontà, il primo amico, l'ha ucciso Emanuele D'Agostino. Emanuele D'Agostino finisce. Quando i signori colleonesi si sono finiti di pulirsi le strade, si sono tirati al signor Riccobono con la sua famiglia completa. È finito il signor Saro Riccobono. È rientrato nella piazza di Saro Riccobono il signor Pippo Cammino, detto Tignoso, di San Lorenzo. Pippo Cammino, detto Tignoso. Sì. Di San Lorenzo. Di San Lorenzo. E c'è Lorenzo sarebbe della famiglia... Di San Lorenzo. Della famiglia di San Lorenzo. E adesso ci hanno tutto sotto controllo, sempre tramite Pippo Cammino, perché Pippo Cammino è diventato un elemento di prima punta. Successivamente poi alla sparizione del Mimmo Teresi e degli altri, lei ricevette delle visite? Sì, io stavo facendo una casa in costruzione. Stava costruendo una casa? Una casa, e avevo come amico un certo Mariano Marchese di Villa Grazia, non Villa Grazia di Carina, ma Villa Grazia di Palermo. Villa Grazia di Palermo, sì. Detto Mariano Marchese. No, detto Mariano Marchese. Chiamato Mariano. Un certo Mariano Marchese, sì. Cioè un tale che sì, si chiamava. Sì, mi sembrava di aver detto, capito male io, signor Presidente. Tale chiamato Mariano Marchese. Eravamo amici perché io commerciavo la mia attività in commercio del bestiame. Nel commercio del bestiame. E questo aveva una montagna e c'aveva pure l'allevamento del bestiame. Quindi possedeva un terreno in montagna e c'aveva anche la... In Villa Ciambra, Villa Ciambra. A Villa Ciambra. Io ero conoscente perché ci andavo, lui veniva da me, eravamo amici. Però questo era pure uomo d'onore, come me. Però era un uomo d'onore Un uomo d'onore come me. Sì. E allora questo mi è venuto a trovare, dopo la morte dei quattro, mi racconta i particolari e mi dice, non ti preoccupare, non c'è più niente, quello che hanno avvaiato è finita là, è fatto. Mi dava riassicurazione di farmi camminare, che lui mi filava come amico. Ma le dava l'assicurazione che lei poteva stare tranquillo. E mi racconta in particolare che per me il mio potere 6-4 era finita la lascia, non c'erano più morti nella nostra famiglia. Allora questa era un'assicurazione che le aveva dato. Un'assicurazione per farmi uscire all'occhio aperto a me. Sì, però le disse i particolari che le ha raccontato, sì, le sì. Chiedero la sensazione che lui fosse stato presente a questo. È chiaro, non le può avere detto, non le può avere sentito dai giornali i fatti, perché nei giornali non sono mai venuti questi fatti. È una cosa che lui c'era in mezzo nell'omicidio dei quattro persone. Rappresentante Mimmo Terese, il fratello Federico e di Franco Giuseppe. E mi raccontò i particolari, la compagnia che c'era. Io, essendo un pochettino... E come lo spiegò il fatto che erano stati... Perché questi, appartenendo a Stefano Bontà, avevano vagliato la commissione... Avevano... sbagliato in merito, tramite che partiamo a questa bontà, ferendo queste quattro morte, la guerra era finita. A me mi volevano pigliare più asciutto, perché se capitavo nei quattro era la stessa fine, stessa mia, sia mia che sia da così. E lei non capitò nei quattro perché? Non ci sono andato perché ci ho detto quattro persone, cioè, Mimmo Terese era ancora occhi chiusi, diciamo occhi chiusi in dialetto nostro, perché se lui era furbo, quattro persone non ci dovevano andare, ce ne andavano due. Invece se ne ha portati quattro e tutte e quattro hanno fatto la stessa fine.
E questo Mariano Marchesi mi racconta i fatti, però io non mi ci intrometto a dire ma perché, perché, faccio parlare a lui, perché se io mi ci intrometto lui va a rapportare ai signori fratelli Pollarà e compagni, io mi fermo, lui parla, cioè io sono qua, sono latitante e non mi faccio vedere perché ci sei. Ho il problema che ci hai mandato di cattura di 26 anni, dice per te non c'è niente, non ti preoccupare, va bene, e continuo, mi racconto tutti i fatti, io l'ho lasciato pulito. A livello di due giorni di questo signore viene Giovanni Battista a Pollarà, dove faccio questa casa io, mi viene a trovare che si dice Dodò, che ci siamo qua, dice ma perché non ti fa vedere? Questo ti deve permettere che è urgente, perché non ti fai vedere? Non ti fa vedere, qui c'è urgente della già che piglia possesso la famiglia Bontà. Aspetta, cioè, lo ripeta perché questa volta già questo Giovanni Pollarà Battista piglia, la, piglia il possesso di reggente. Ah, aveva preso il possesso? Sì, subito, alla morte di Bontà era diventato, perché si era immesso nel possesso. Ci hanno dato il premio della uccisione di Bontà, subito, l'hanno mostrato a quattro giorni, con tutto questo. Dice, ma perché non ti fa vedere? Ci sono da tanto, se mai hai bisogno sono qua. E si è messo a disposizione se avevo di bisogno io, lui, che non l'aveva fatto mai. Aveva fatto delle altre beneficenze, ma non mettesse a disposizione un reggente. Si era messo a disposizione sua? Sì, sì. In che senso? Anche per farmi capire che era un uomo pulito, dice, siamo amici, ora me lo tiro. Lui pensava. Io purtroppo non ci sono creduto e lui se n'è andato. In questo argomento, dopo, dato che io non sono andato con Mariano Marchese e col Pullarà, che lui mi diceva di farmi vedere dove diceva lui, hanno cercato l'unica strada di farmi fuori con la compagnia, e come infatti hanno fatto il lavoro che lei sape, che voi sapete, voi della corte, il mio attentato che hanno subito. Dunque, vediamo questo. Com'era morto Riccobono? No. Ah, di Mimmo Teresi com'era successo, chi era presente, perché lei per esempio ha fatto qualche altro nome. Sì, sì, io non lascio più di lasciarlo parlare di come ha fatto, mi pare che lo devo, sì, frenare perché parla rapidissimamente. Non ho capito che questo è il suo intervento. Io le sto facendo delle domande perché. E io lo lascio parlare, ma la domanda gliela devo fare, se lei. Col suo consenso magari. Perché vuole che lei abbandoni gli argomenti? Io credo che non abbia nessuna, non c'è nessun dubbio che io possa condurre l'interrogatorio come voglio. Dunque, lei stava parlando del suo tentato omicidio, lei era arrivato praticamente al tentato omicidio, ma ancora prima, il Loiacono, il Pietro Loiacono, lei pensa che fosse stato presente? Il Pietro Loiacono, io ho avuto conferma, quando ci siamo incontrati a Ascoli Piceno, nelle carceri di Ascoli Piceno, lui è arrivato di notte. Sì, lui è arrivato di notte. Di notte, io non che l'ho visto perché dormiva. Nelle mattinate passavano il latte e venne una guardia carceriera. Dice, c'è un bicchiere, perché c'era una sezione. C'è un bicchiere? Un bicchiere, certo sì. Dice, arrivò un palemetano e ce l'avevo angolo di fronte alla mia cella. Ma le chiese un bicchiere perché? La guardia, perché la mattina passano il latte. Ah, ecco. C'è subito, c'è un palemmetano, c'è, come si chiama? Era Polentone, diciamo, questa guardia non mi ha saputo bene il nome, però ho capito. Era questa guardia com'era? Polentone. Ah, Polentone. In alto, sì, del nord. E allora facendo il nome di Loiacono, non lo pronunciava bene, l'ho capito antoire. Dopo di fronte a me c'erano ragazzi politici, ma che? Diceva un certo Pegino Loiacono, dopo si affacciò lui, ho visto gli occhiali. E così ci ho dato il bicchiere. Dopo a ora di fare la società è venuto in cella da me. Cioè nell'ora sociale, nella vita sociale, cioè, che si fa nelle carceri, lui è venuto a trovarlo. L'ho invitato, ci sei scavene che mi ha mandato che una persona grande, l'ho invitato. E che cosa le disse? Appena lui è entrato da me, che si dice, con si dice, vedi che felini, che fici, si faceva la parte dell'innocente. Invece lui è l'attore principale del gioco che hanno fatto. Io già sapendolo, sono stato io a farlo andare via, perché era bello nel quel giorno, insieme a me eravamo tutte e due. Lei era una buona invitata. Praticamente lo fece andare via? Noi abbiamo parlato, dopo c'era l'ora di aria, io sono sceso all'aria, io non scendo, perché lui malvagio, pensava che lo facevo qualcosa male a lui, mentre io vado all'aria, ritorno dall'aria, vado sopra, non lo trovo più dalla sezione. E se è passato in sezione,
in un'altra sezione, con certo Giuseppe Baldi. In un'altra sezione. Ma non eravate nella stessa cella? No. Nella stessa sezione di fronte. Nella stessa sezione. Sì. Però di fronte le celle erano... Arrivato la notte. Ma lui venne a trovarla. E arrivata la notte, signor Presidente. Sì. La mattina ci siamo visti, a mezzogiorno abbiamo fatto la socialità, alle 2:30 lui già della sezione non c'era più. Ha cambiato cella e se n'è andato con una cella di un'altra sezione, un certo Giuseppe Baldi, pur uomo d'onore. Giuseppe Baldi. Sì. Dopo ci siamo incontrati all'aria, dice sai io sono male di qua di là, perché lui si aspettava qualche male di me sapendo che lui aveva fatto, ma io al primo incontro non ci ho fatto niente, però lui mi ha messo a dire i fatti che lui sapeva tutto, però lui le cariche li dava gli altri, lui non sapeva, dice non c'entro io, ha fatto la fine dei miserabili in poche parole. Che cosa le ha detto? Che fattore della morte di Mimmo Teresa, non ha potuto fare niente, perché l'avevano ordinato, perché l'avevano fatto qua, l'avevano fatto... E solo dei chiacchiere che si usano nel gergo, che si usa. Che non aveva potuto intervenire. Non ha potuto sei ballo, non ha potuto sei ballo. Favorevolmente, perché era stato ordinato. C'era. E non l'ha potuto salvare. Uno potuto sei ballo. Va bene, andiamo... Del fattore dei personaggi vanno a ammazzare i quattro. Vuole i nominativi, l'ho fatto. Se gentilmente lei le vuole ripetuto, se no li può leggere di là. Sì, ce le ripete. C'era i fratelli Pollarà, Francadelfo, il nipote, Adelfio. Il fratello di Francadelfo, il nipote, Franco Adelfio, Giannuzzo Adelfo, cugino di Adelfio, Adelfio. Pietro Fascella, Giuseppe Gambino, Totuccio Profeta, e non ricordo altri che sono scritti gentilmente. E Profeta. Sì. E Pietro lo chiamano pure in mezzo. E Pietro lo chiamano. Sì. E questi sono morti nel baio di Nino Sorci. Ci racconti l'episodio del suo tentato omicidio? Sì. Io non ricordo il giorno che mi è successo, perché non avevo interesse a ricordare il giorno. Mi trovavo a casa di mio padre. Mentre io mi trovavo da mio padre, è venuta mia moglie col bambino, mio figlio e un altro bambino. Suo padre che abitava... In via Ciacolli. Allora, quando mia moglie è venuta a Ciacolle, aveva la sua macchina. Finito che abbiamo lasciato un'ora, mezz'ora che è stato da mia parte, ci avviamo verso mia suocera. Mia moglie col bambino, mio figlio e quel bambino dovevano andare via. Quel bambino che era amico di mio figlio non è voluto andare con mio figlio, si è messo in una macchina con me, io non lo volevo. Questo bambino era un bambino o un ragazzo? Un bambino era che amico di mio figlio. Cioè, quanti anni ha? Mio figlio aveva 8 anni. Un compagno di scuola? Era un compagno? No, erano vicini di casa. Erano soltanto degli amici? Sì. Vicino di casa. Allora, come si chiama? Non ricordo il nome, non mi viene per il momento, ma lo posso dire. Vabbè, se se lo ricorda poi me lo dirà. Perciò dopo c'è un ragazzino che fa non voleva andare via con mia moglie, dice me ne vengo con lei, signor Totuccio. Comunque, mi è convinto. Mia moglie aveva partito e aveva fatto circa 1500 metri avanti. Mentre io faccio da Ciacolle arrivare verso via Conte Federico, via Miro Giafare. Miro Giaffer. Da Ciacolle verso via Miro Giaffer. Sì. Incontro un 127 con sopra a bordo Pino D'Angelo. Questo io lo vedo che è brizzolato, lo soppasso, lo saluto e questo rallenta, ma mi ha fatto un po' già di soprassalto. Quando io arrivo sopra il cavalcavia. Insomma, le ha dato sospetto sì, questa sì, presenza del Pino. Mi ha tirato un po'. Quando io arrivo sopra il cavalcavia. Ma per quale motivo? Perché questo mi fa soppassare, mi saluta e sa, non è che dice Ciacolle, è pure un modo d'onore. Io da vecchio lupo penso qualche cosa in giro c'è, subito mi ha tirato l'attenzione. Si è insospettito. E Sanio nella borgata, non è di là, io lo soppasso lui da solo, mentre io lo soppasso arrivo sopra il cavalcavia di via Meno Giaffre, di fronte a me c'è un palazzo quarto o quinto piano che arriva, ci sono 3 palazzini uno dietro l'altro. Lei ha imboccato il cavalcavia? Da Ciacolle verso via Meno Giaffre, c'è il cavalcavia che si passa sopra l'autostrada. Mentre io sono sopra il cavalcavia, già io marco di quella macchina che ho superato, mia moglie è avanti con la sua macchina, no? Sua moglie se n'è andata per conto suo. Sì, avanti. E io ho il bambino in macchina, questo ragazzino amico di mio figlio. Sì. Quando arrivo in questo attimo, io vedo nel palazzo, l'altra volta nella dichiarazione è confusa perché c'è detto dietro la finestra, non è finestra, è una veranda tutta a lungo di vetro. Perciò la persona, è una veranda? C'è una porta tutta a vetro, perciò l'ho visto abbastanza bene. Il signor Enzo Buffa, messo dietro la finestra con la radiolina, perché ce l'ho così come di qua da lei, ce l'ho bello e lui alto, lo vedo abbastanza bene. Sulla mia sinistra c'è la proprietà dei signori Pesce e Filippo. Che distanza ci può essere tra quella cavalcavia?
Sì, dal cavalcavia. Ma neanche 20 metri, 25. 20-25 metri. Sì, è là. Sulla mia sinistra c'è il giardino che si scende, vado qua e c'è la discesa del ponte. Sulla sinistra c'è un cancello in ferro con tutte le varie. E c'è se Mario sulla mia sinistra. Sulla sinistra c'era un cancello di ferro. E la campagna. E c'è Mario Prestefalino. E la campana? La campagna, Oedino. La campagna. C'è Oedino e Prestefalino. E vedo Mario Prestefalino dietro il cancello. A questo punto io che vedo? Mario Prestefalino qua, vedo questo qua. Com'era questo Prestefalino? In piedi? Era messo, c'era il portone e ci sono i bar. Lui aspettava che adesso via e qua. Era molto... dietro le sbarre? Sì. No, dico, la figura com'era? No, normale, lo vede benissimo. Lo vedeva benissimo. Cioè, in piedi? Sì, sì, in piedi. Era appoggiato alle appoggiato sbarre. Al cancello. Perché aveva l'occhio vivo di dare la segnalazione a quello signor Buffa che arrivavo. Perché? Perché la motocicletta che è uscita dai garage del signor Buffa, sotto il palazzo, c'era la motocicletta grossa che esce, poi c'è Lucchese e Pino Serpuzzella. Lucchese portava la moto e Pino Serpuzzella l'ha messo di dietro. Appena mi arrivano, che io arrivo con la macchina qua, loro mi tagliano la strada e vengono davanti. Mi tirano la prima raffica. Io mi butto aspetta, sul... Aspetta, la concitazione però spiega benissimo. Dunque, comunque, lei stava... Lei ha visto il Prestefalino? Sì, ho visto. E ha continuato la marcia? Sì, ma già sono nella discesa che quasi scende piano, che e c'è un incrocio. Discesa? C'è un incrocio che sì. Si vorrebbe andare verso l'altra lanza. Sì. Perciò io quando scendevo il ponte scendevo a raggio. E questa motocicletta proveniva da dove? La motocicletta viene dove c'è il signor Buffa, l'ultimo piano, sotto c'è il garage. La motocicletta riceve perché è un vicolo cieco. Esce dal garage, perciò era tutto tramite radio fatto il lavoro. E questo Buffa, lei l'ha visto che... Sì, il Buffa era dietro, la vetrata sopra. Sì, questo l'ho capito. E questo è il padrone del palazzo, e lui c'ha l'appartamento all'ultimo piano. Aveva una radiolina in mano? Sì. Cioè qualche cosa che... No, non ho in cuffia, radiolina proprio in mano. Perché sì. Di radiolina me ne intendo, io facevo il contrabbandiere. E riconosco pure questi mestieri. Quindi, secondo lei, questa motocicletta era una motocicletta di piccola cilindrata? No, non era una grande motocicletta, è arrivata senza rumore. Quando io vedo era una grossa motocicletta. Grossa motocicletta che è arrivata senza fare molto rumore. Siccome il Locchiesetto per natura è piccolo, era o è piccolo, perciò sopra quella motocicletta ci stava, non era un pilota buono per la motocicletta, perché la motocicletta l'avevo pure, ci vuole appoggiare i gambe per uno, ma una motocicletta grossa e uno piccolo non va bene. Sì. Comunque, quando loro sono uscite, io vedo questo, il Locchiesetto era amico mio pure, da vecchia data. Quando mi viene di fronte, aveva una faccia da morto. Mi mangio la prova, la foglia completo, sono per me, sono finito io. Io pigliavo e mi buttavo sopra il piscirito. Sì. Buttandomi sopra il piscirito, lui mi faceva prima raffica. Sul bambino, si è buttato sul bambino. Io sul bambino. Abbandonando il volante, naturalmente. Ho abbandonato la macchina. E la macchina che fece? Lui mi faceva prima raffica, io non piglio no, neanche. No, no. No, non mi faccia finire, signor Presidente. Dico, la macchina, sì, sì. L'abbandono, la macchina l'abbandono, cammina più fatterita. Quindi cammino a non sbattere? No, arrivo a nome a sapere. E si fermò? Lui mi durava prima raffica, appena mi durava prima raffica, io ancora non avevo niente, non ero colpito, mi sostivo e poi ti pare recamati. Mentre io da lì, loro stanno ritornando, ritornano con la motocicletta. Sì. Io arrivo a fare 100-150 metri e mi fermo davanti al bar, lo signor Pace. Si ferma davanti al bar del signor Pace? Arrivo là, mi fermo là e c'ho il bambino che c'è sangue dalla faccia. Butto il bambino nella macchina e mi metto davanti al motore della macchina, perché la macchina era un 127, non è una macchina normalissima. Però già era tutta buchellata. Quando loro ritornano, mi continua a parare di nuovo. Appena mi pararo, io mi ammucciavo la macchina, cioè il bambino l'ho buttato e rimango nella macchina. Perché c'ho il capo, mi fregano. Mi filmavo, pigliavo pure voi, però appena loro solo sono arrivate, che siamo pescenti, ci mi sa parare e ci ho tirati 5 coppa che avevo, no? Il Scarpozzella ha pigliato, aveva giù ben antiproiettile, si abbandona, la motocicletta. Lo Scarpozzella è stato colpito. Colpito, perché era lui che faceva l'operazione. E lei se ne è accorta che era stato colpito? Sì, perché sono fermo, io tiro la macchina col motore. No, dico, se ne è accorta in che... Come me ne accorgo? Perché quando io ci paro, lui cade la motocicletta e va per terra, i colpi lui, invece di portarlo sopra di me, li porta in una sala cinese, un malasiano, e al primo piano un balcone. Come ha fatto? Perché l'ho preso e gli ho dato un tiro. Perciò a questo punto io non ho più niente da fare. E c'ho macchina davanti e macchina di dietro. Davanti c'ho Fozzo Maichese, davanti. Con BMW metallizzato e dietro c'ho un golf con tre persone, Salvatore Cucuzzi e un altro due che non conosco. A questo punto quando mi finisce il colpo a menire si caricarono signor Crepuzzella no BMW e se lo sono portato e questo è il mio attentato. E dopo nei giornali sono venuto fuori che ero io caricato nella macchina e mi avevano sequestrato. Questo è il mio attentato.
Lei vide pure il Filippo Marchese? Sì, Filippo Marchese con BMW avanti. Un BMW? Molinciano. Detto Molinciano. Perché mi chiudevo, dopo cercavano di chiudere il nome, no? Nell'attimo. Sì, di chiuderlo nel perché mezzo. Ci facevano di navetta davanti, sì. Fra BMW. Avvocato, comunque stiamo traducendo, no? Non mi pare che lei non abbia capito tutto il racconto che abbia fatto, perché mi è sembrato abbastanza chiaro. Comunque adesso ripetiamo anche per rendere intelligibile. Quindi lei è stato la motocicletta veniva da questa strada senza uscita, vicolo chiuso, attualmente ancora il vicolo chiuso, sì. E rispetto alla macchina in che direzione di marcia era? La mia macchina scendeva dal Cavalcavia e andava verso via Meno Giafare. Invece loro, non mi ricordavo via come si chiama, che sono della zona, uscivano a senso da vicolo chiuso e mi sono avvicinato così. Appena mi sono arrivato mi hanno aperto la prima raffica. Io vedendo l'occhio sia, dico una faccia di morto. E il Pozzella, perché il Pozzella per pararmi ha uscito, ha fatto tutto il suo lavoro di uscita, no? Davanti, perché davanti c'aveva così. È dovuto uscire in fuori e mi ha fatto la prima raffica. E le sparò la prima raffica? Sì, di Kalashnikov. Lucchiseddu chi sarebbe? Lucchiseddu sarebbe il nipote di Masino Fataro, un figlio della sorella, e nella famiglia di Ciacolla, da Michela Greco. Lucchese Giuseppe? Sì. Lucchese Giuseppe. Ritto Piccereto. Assistette qualcuno a tutta questa scena? Tante gente, ce n'erano tante, però capirà un fattore del genere, nessuno si è visto niente. Perché come infatti quando arrivò la polizia, andato a cercare, non c'era la macchina, io a cercare non è come ci ho fatto. Arrivò, non c'era la macchina, ci fece le fotografie e io vedevo tutta la scena che è successa. Lei dove se n'è andato? E a pochi passi. Lei scappò a piedi? Come per dire. E il ragazzo? Il ragazzo sarà andato subito a casa, sono portato all'ospedale, perché io pigliarono dalla faccia. Ah, lei lo portò all'ospedale? Io? No, lo portarono. Io abbandonavo, mi interessò buttarlo dalla macchina, dopo non so più, un ragazzino l'hanno portato all'ospedale, l'ho saputo dopo. E lei scappò a piedi? Subito perché c'è la campagna vicino, no? Sì, e dove se ne andò? Mi fermavo in campagna e ho visto tutta l'operazione. E ha visto tutta l'operazione? Sì. Dopodiché? Dopodiché mi sono allontanato, è chiaro. Sì, certo, lo capisco. Se ne andò a casa? No, a casa era latitante, ci poteva ir. Mi sono andato alla latitanza per com'era. Va bene. Io ho avuto solo un graffio nel fattore. Sì. Nel mio attentato ho solo un graffio. Questo Greco Scarpazzella? Sì. E lei dice che fu colpito? Sì. Ma come mai allora? Fu colpito perché lui, quando io pigliavo, è successo anche la precisione che ho pigliato un oppietto, il Ducario in terra, dopo una paio di giorni, tramite un mio cugino. Lui è caduto per terra? Sì. Sì. Quando l'ha preso nel petto, l'ha colpito nel petto, sì. Lui è caduto per terra. Sì. La macchina BMW in avanti, che fece macendiccio, e ho fatto cuzza di dietro su caricato. E se ne è. Allora, sono intervenute l'automobile. Perché tutto lavoro, lo dovevano fare. È intervenuta la BMW guidata da Filippo Marchese, sì. Detto Mulinciano. Sì. E il signor Cucuzza era l'ero Cucuzza. E il Cucuzza che con altre due persone. Con altre due persone. Sì. A questo punto su caricato, un look sia, da motocicletta si è poi sempre, non l'hanno lasciato. Cosa hanno fatto? Finire il lavoro e se ne va via Conte Federico, picchi subito se ne era a casa. Don Michele subito difficile da essere. Ah, però si sono immessi sulla nella via Conte Federico. In via Miro Giafra c'è la via Conte Federico e subito si fa a fondo Favarello, non ne vogliamo. Ok, e si sono dileguati. E subito fuori a casa, fecero 300 metri. Si sono allontanati. Quindi sull'automobile che cosa hanno caricato? Lo ripeta così. Caricare il signor Clepozzella, perché con una botta che io avevo giù bene antiproiettole, con una botta di 38, la potenza abbattiva sempre, che arriva sempre un colpo. Dopo una paio di giorni, io segnavo a mare Novellino, Re Michele Greco, a Casteldaccia. C'è stato un mio cugino, personalmente, l'ha visto. E non aveva niente, come feritura, che Giubino si è salvato. Perché lei ritiene che l'avesse indossato? L'ho preso, ma io non è che so c'avevo Giubino, io questo Giubino mi viene dopo, lo vedo a mare, che costume. Sì.
forse aveva è poche... una deduzione che lei dà che... non deduzione, fatti. Sì, ma dico il fatto che avesse il dubbiotto, il giubbotto sì, antiproiettile, perché la caduta che fece e dopo quando venne a mare non aveva niente, aveva poche cose per essere, perché la botta c'era però il giubbino, per fortuna sua. Lei perché ha chiamato Coriolano della Foresta? Io sono chiamato Coriolano della Foresta perché sono stato diverse volte latitante e quando sogno latitante mi cava sempre nella campagna e così mi sono il nome Coriolano della Foresta. Ah, tutto ecco, là in film. Andava sempre in campagna quando era latitante? Sì, perché a città mi piaceva. Ora poi in relazione al fatto del... fatto del Buffa e dell'appartamento del Buffa, lei ha da aggiungere qualche cosa? Ma ne avesse tante cose da aggiungere, però se c'è qualche confronto con il signor Buffa, mi riservo se c'è un confronto con Buffa da dire. Il signor Buffa ha fatto l'uomo d'onore e ne ha levato una porta blindata che è il valore di 1,5 milioni, 2 milioni, e c'ha lavorato una zia mia, la madre di Grato Antonino, ci ha levato la porta blindata e sta messa nella sua casa. Vede la madre di Grato Antonino che abita, si chiama Contorno Antonino, abita accanto, è una mia zia, sorella di mio padre, sì. Abita accanto lo signor Buffa, palazzo e palazzo, siccome assicurerà tutto, non mi è successo il mio attentato, lo signor Buffa esce parato, poi sta blindato e sta messa a suo caso. Lo signor maresciallo di Carabinieri che abita al terzo piano l'ha visto, però per paura il maresciallo si può far ammazzare lo signor Buffa, fa finta di non vederlo. O signor Buffa ora con quella porta che si può e sta messa a suo caso ha fatto la dichiarazione che era bruciata, ha strappato la porta, cioè ha svelto la porta, no, arrivò la porta, arrivavo a sua casa e mi ha portato la sua porta, cioè ha sostituito la porta blindata. Vede e che questo è il signor Buffa, capito perfettamente, questo è il signor Buffa, si portò i mobili, si portò tutto che avrebbe bisogno, ma sono gente misera, perché quando vanno a fare queste cose un uomo d'onore la sa fare, perciò quando lui è stato interrogato diceva poi te era bruciato e ci ha canciato, ma cucciò autore zio signor Buffa, questo è il signor Buffa Vincenzo, e mi rifermo per adesso per altre cose. Non era stato autorizzato da nessuno, comunque si è portato la porta e si è messo nella sua casa, o bello chi dice? Sostituendola con un'altra porta, con una no porta... non ci ne messo niente porta. Ah, niente, perciò l'appartamento è rimasto, io ci disse che era bruciato e ci ha canciato. Così film. Questo è un uomo d'onore però, no? Non è che magari un pezzo è uno che va cogliendo un piazza, c'è roba poi e ce l'avrebbe bisogno. Un uomo d'onore. Voglio precisare. Dunque io rinviamo il processo a lunedì mattina alle ore 10:45 e riprenderemo l'interrogatorio. Ordinando la traduzione degli imputati detenuti. E l'accordo era questo, no? Disponendo che tutti coloro che debbano comparire senza autorizzazione compaiano per quella data e per quell'ora. L'udienza è tolta.